Ebbene sì, dopo 5 anni si è concluso Boardwalk Empire. È finita una serie grandiosa, che forse sarebbe potuta andare avanti ancora qualche stagione. Cosa mi mancherà di Boardwalk Empire? Beh, innanzitutto quella fantastica sigla che potrei vedere e rivedere all'infinito. E poi gli enormi personaggi che questo telefilm ha portato sul piccolo schermo. A partire naturalmente da Naki, interpretato da uno straordinario Steve Buscemi. Così come non mi stancherò mai di ripetere Stephen Graham nel ruolo di Al Capone, ma anche Eli, Van Alden, Richard Harrow e chi più ne ha più ne metta. Mi mancherà il Boardwalk, tratto distintivo di Atlantic City e di tutta la serie. Mi mancheranno le improvvise accelerazioni alla trama con stragi e sparatorie. Mi mancheranno la regia e la fotografia di questo telefilm. Insomma, mi mancheranno un sacco di cose. Un ultimo episodio denso di tristezza e malinconia. È il saluto finale ai personaggi. Un lungo e triste addio al nostro Naki. Per l'ultima volta vediamo la sigla. Anzi no, questa volta niente sigla. Gli indumenti e gli oggetti di Naki che abbiamo imparato a conoscere a memoria nella sequenza di apertura, il portasigarette, l'accendino, il cappello, sono sulla spiaggia mentre lui, per la prima volta in 5 anni, non fissa il mare per poi allontanarsi verso il Boardwalk, bensì entra in acqua e comincia a nuotare. Lucky Luciano poi, insieme a Siegel e Lansky, che ricordano i vecchi tempi. Siamo proprio alla fine. Anche la tecnologia sembra dire a Naki che ormai è tempo che si faccia da parte, in quella bellissima scena dove gli viene mostrata l'incredibile invenzione della televisione. Lo stesso Al Capone, fino adesso l'abbiamo visto sempre nella sua stanza d'albergo con i suoi uomini. In quest'ultima puntata invece è a casa, con la sua famiglia. E da quello che dice al figlio, lui sa che andrà in galera. Quello che vediamo è un essere umano, con i suoi timori e le sue paure. Non un gangster spietato. Anche poco prima di scendere dalla macchina per consegnarsi all'autorità, lo vediamo insicuro, per poi indossare una maschera di spavalderia di fronte a tutti. E chi dice che questa maschera non l'abbia già indossata altre volte? Il titolo dell'episodio finale di Boardwalk Empire viene da un dettaglio apparentemente inutile, ma che ci fa capire cosa poteva essere e non è stato il futuro di Naki, quando si trova nell'Eldorado, complesso di appartamenti dove magari sarebbe potuto andare a vivere con Margaret, se non avesse fatto certe scelte nella sua vita. Naki che poi cammina sul Boardwalk per l'ultima volta. Quante volte l'abbiamo visto lì sopra ad ammirare la sua Atlantic City? È l'ultima puntata e salutiamo tutti i personaggi. Nei dialoghi ormai si tirano le fila, sia tra Margaret e Naki che tra Naki ed Eli, un po' meno tra Naki e Gillian. Infatti è arrivato da lei troppo tardi, è stata già trattata chirurgicamente e ormai non è più lei. E alla fine assistiamo a quello che si può dire è stato il peccato originale di Naki, la consegna di Gillian da bambina al Commodore, dal cui rapporto nascerà poi Jimmy Darmody, ucciso proprio da Naki alla fine della seconda stagione, e il cui figlio Tommy si vendicherà sia per il padre che per la nonna. Sì, perché alla fine scopriamo che Joe Harper è Tommy Darmody, che uccide Naki e ottiene così vendetta, in un finale sapientemente orchestrato con il montaggio tra il presente e il passato, e che regala forti emozioni nonostante sapessimo già qual era stata la colpa di Naki, che alla fine muore e con lui si conclude l'impero del crimine che tanto abbiamo amato in questi anni. E l'ultima immagine si ricollega alla prima di questa ultima stagione, un Naki bambino che questa volta riesce a prendere una delle monete tirate in mare per la festa di inaugurazione del mare di Atlantic City. Un'immagine conclusiva veramente indescrivibile, quasi commovente. Quindi che dire, una chiusura in pieno stile Boardwalk Empire, non esplosiva ma che ha preferito dare il suo saluto ai suoi personaggi, oltre che al suo protagonista primo, quel Naki Thompson interpretato da un grandioso Steve Buscemi. Rimane il rimpianto perché, come detto, Boardwalk Empire forse poteva proseguire ancora per un paio di stagioni, raccontando l'ascesa di Al Capone e Lucky Luciano, e qualcosa in più su Rothstein. Comunque, per concludere, una serie fantastica, che ha avuto, bisogna dirlo, i suoi alti e bassi, ma che ha sempre mantenuto una qualità di messa in scena eccellente. Non una serie, ma puro cinema, che purtroppo non ha avuto la visibilità che si meritava. Spero che il tempo possa consegnarle la popolarità che si merita. Addio Boardwalk Empire, e grazie di tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!